Buon pomeriggio dalla pista di Monticiano, da Francesco Zanibelli, benvenuti a questo nuovo appuntamento con le corse di addestramento per i cavalli da palio. Saranno 5 le corse in programma quest'oggi, intanto viene osservato un minuto di raccoglimento per ricordare il grande Andrea Mari ad un anno esatto dalla scomparsa. Andrea Mari ci ha lasciato e siamo tutti qui a ricordarlo. E c'è un abbraccio dunque a Brio. Bello che visto che sia il sindaco Luigi De Mossi, e un minuto di raccoglimento per ricordare Andrea. Un minuto rispetteremo anche noi. A me, credo a tutti voi, ci manca il suo sorriso. A cavallo, ciao Andrea. Ecco, dunque si è concluso questo minuto di raccoglimento, per, direi doveroso, per ricordare un grande protagonista della piazza che non sarà mai dimenticato da tutti i senesi e non solo. Dunque sono 6 cavalli che parteciperanno a questa prima corsa. Abbiamo il numero 1 Biridi con Alessandro Colombati, numero 2 Zirra Mattia Chiavassa, numero 3 Brivido Sardo assente, avrebbe dovuto correre con Gabriele Lai. Poi abbiamo con il numero 4 Benito Baio con Rocco Betti, numero 5 Bombolo con Niccolò Francesconi, numero 6 Tabacco con Jacopo Pascini, e di rincorsa un'altra 3 con Andrea Sanna. Ecco Biridi è entrato in questo momento con Alessandro Colombati, cavallo nuovo, arrivato quest'anno a Siena. È entrata anche Zirra con Mattia Chiavassa, iscritta all'albo nel 2020, nel 2021. Benito Baio dovrebbe essere il suo turno con il numero 4 montato da Rocco Betti, cavallo iscritto all'albo nel 2021, che abbiamo già visto sia a Mosciano che a Monticiano. Entra anche Bombolo, soggetto della scuderia di Jonathan Bartoletti, montato da Niccolò Francesconi, cavallo nuovo. È entrato poi l'esperto Tabacco o Jacopo Pascini, 4 pali corsi per questo Sauro, mai molto esperto. Di rincorsa abbiamo un'altra 3 iscritta all'albo nel 2020 e nel 2021, già vincitrice a Monticiano in occasione del primo appuntamento qua alla pista del Tamburo. Con cavalli abbastanza tranquilli, veniamo fuori posizione con il numero 4 Benito Baio, che si muove, movimento anche da parte di Biridi con Alessandro Colombati. Vediamo il resto, sono cavalli molto tranquilli. Attenzione, c'è una forzatura da parte di Benito Baio, tutto da rifare. Secondo tentativo di allineamento per questa prima corsa alla pista del Tamburo di Monticiano. Sono già entrati Biridi con Alessandro Colombati, Zirra con Mattia Chiavassa, entra in questo momento Benito Baio con Rocco Betti, dovrebbe essere il turno di Bombolo con Niccolò Francesconi. Ecco, entra Bombolo, soggetto di 5 anni. È entrato anche Tabacco con Jacopo Pascini, si avvicina alla rincorsa, che lo ricordiamo è un'altra 3 grigia, figlia di Gesabele con Andrea Sanna.
vediamo se si riuscirà a trovare un allineamento buono per poter partire. È un po' di movimento da parte di Biridi, di traverso anche Benito Baio, gli altri tre sono abbastanza tranquilli. Vediamo, la mossa è valida, va in testa subito Tabacco, seguito da Zirra, bene anche Benito Baio, ancora Tabacco con Jacopo Pacini che si appresta ad arrivare a curva di San Martino, ma un'altra te molto bene, la grigia che prende subito la testa, un'altra te con Andrea Sanna, seguita da Tabacco con Jacopo Pacini, poi abbiamo Zirra con Mattia Chiavassa e Benito Baio con Rocco Betti, ancora un'altra te che dalla rincorsa ha preso la prima posizione, segue poi Tabacco con Jacopo Pacini, poi abbiamo Zira con Mattia Chiavassa, più distanziati Biridi e Bombolo, ancora un'altra te che mantiene la prima posizione, seguita da Tabacco, arriva anche da retrovie Zirra, scusate, in terza posizione. Vediamo, c'è l'attacco da parte di Tabacco che dall'esterno riesce a guadagnare la prima posizione, molto bene Tabacco che prende la prima posizione con Jacopo Pacini, seguita da un'altra te, poi arriva dall'esterno anche Zirra, prova ad infilarsi anche Benito Baio, vediamo ancora Tabacco che mantiene la testa, ma arriva forte anche Benito Baio in seconda posizione, vediamo se Tabacco riuscirà a spuntarla, ed è così, vince Tabacco dunque con Jacopo Pacini, secondo posto per Rocco Betti con Benito Baio, terzo posto per Zirra con Mattia Chiavassa. Dunque una corsa molto bella, molto combattuta, c'è stata la bella partenza da parte di Tabacco con Jacopo Pacini, poi alla curva di San Martino c'è stato il bel sorpasso da parte di un'altra te che da rincorsa ha avuto un notevole spunto, poi però c'è stata un altro cambio nella prima posizione, in quanto Tabacco è tornato all'attacco, è riuscito a guadagnare la prima posizione, a vincere davanti a Benito Baio e a Zirra. Dunque ripetiamo il risultato di questa corsa, vince con il numero 6 Tabacco, il più esperto del gruppo, con Jacopo Pacini. Vediamo i cavalli, si avvicinano all'uscita della pista, passa sotto di noi un'altra tela grigia che ha avuto veramente un notevole spunto dalla partenza, e come abbiamo detto, insomma, corsa molto bella e combattuta, e i cavalli adesso stanno rientrando e dunque si conclude, va in archivio questa prima corsa e ci risentiamo per la seconda. Seconda corsa qua alla pista del Tamburo Monticiano, saranno solamente 4 i cavalli che vi parteciperanno. Abbiamo il numero 2, scusate, il numero 1, Zio Rosa con Michel Puzzu. Numero 3 Rocco Nice con Elias Mannucci, numero 4 Angelo Rosso con Niccolò Farnesani, in corsa Rombo De Sedini, il numero 6 con Massimo Columbu. Sono assenti Dioniso da Clodia e Battor Moros. Zio Rosas, ricordiamo, il soggetto con all'attivo una prova di addestramento mattutina. Abbiamo poi Rocco Nice, cavallo esperto e vincitore di palio proprio con il grande Andrea Mari detto Brio. Angelo Rosso invece un soggetto iscritto all'albo nel 2020 e nel 2021 con alcuni piazzamenti in ippodromo al proprio attivo. Di rincorsa c'è il numero 6 Rombo De Sedini, due pali corsi, questo soggetto ormai molto esperto, due pali corsi all'attivo per questo cavallo di proprietà di Massimo Columbu che è anche il suo fantino quest'oggi.
vediamo, c'è molto spazio ovviamente essendo solo 4 i cavalli formano questa batteria, dovrebbe esserci modo di avere una mossa abbastanza rapida, infatti è così, va in testa Zio Rosas seguito da Rocco Nice e Angelo Rosso, chiude Rombo De Sedini. Arriviamo alla curva di San Martino con Michel Puzzo e Zio Rosas che conducono questa corsa, arriva però molto forte Rocco Nice che si avvicina con Elias Mannucci, segue Angelo Rosso, più distanziato Rombo De Sedini, ancora Zio Rosas che conduce questa seconda corsa seguito da Rocco Nice con Elias Mannucci, però è Angelo Rosso che prova a guadagnare la seconda posizione e ci riesce, vediamo Zio Rosas sempre in prima posizione ma Angelo Rosso arriva forte dall'esterno, segue Rocco Nice. Sono questi tre cavalli che stanno lottando per la vittoria di questa corsa, ancora Zio Rosas ma arriva forte Angelo Rosso che prova ad insidiare la prima posizione di Zio Rosas, Zio Rosas prova a chiudere il varco ma è Angelo Rosso con Niccolò Farnetani con una grande progressione dall'esterno che guadagna la prima posizione, vediamo dunque Angelo Rosso con Niccolò Farnetani a condurre. Segue Zio Rosas con Michel Puzzo mentre ormai Elias Mannucci sembra aver ripreso il suo Rocco Nice. Vediamo, ecco l'arrivo con la vittoria di Angelo Rosso con Niccolò Farnetani seguito dal secondo posto da Zio Rosas con Michel Puzzo, terzo posto per Rocco Nice con Elias Mannucci. Abbiamo visto dunque una bella partenza da parte di Zio Rosas che è riuscito a mantenere la testa per un tratto di questa corsa, poi c'è stato la buona rimonta c'è stata da parte di Rocco Nice, ma sul finale c'è stata veramente una bellissima progressione dall'esterno di Angelo Rosso con Niccolò Farnetani, figlio di Maurizio Farnetani detto Bucefalo, che con Angelo Rosso è riuscito a prendere la testa e a vincere questa seconda corsa. Dunque vince Angelo Rosso questa seconda corsa con Niccolò Farnetani davanti a Zio Rosas e a Rocco Nice. Cavalli vengono riportati verso l'uscita della pista, stanno ormai rientrando e si conclude dunque anche questa seconda corsa, appuntamento alla terza. Terza corsa, la pista del Tamburo di Montisciano, abbiamo con il numero 1 Symposium con Massimo Columbu, numero 2 Vallerozzi Federico Fabbri, numero 3 Tubò sarà interpretato da Mattia Chiavassa, abbiamo poi con il numero 4 Tacaturza con Antonio Mula, numero 5 Arrebocada con Gabriele Lai e di rincorsa il numero 6 Remo II con Giovanni Puddu. Cavalli qua non molto esperti, tranne forse Remo II che è un cavallo ormai di 12 anni anche se non ha mai corso il palio. Ecco è entrato Symposium, una prova di addestramento mattutina per questo cavallo montato da Massimo Columbu. Abbiamo poi Vallerozzi, cavallo grigio con due prove di addestramento mattutine al suo attivo. Entrato anche Tubò, tre tratte e cinque prove di notte per questo cavallo, vincitore del Palio Castel del Piano del 2019 con Carlo Sana nel Borgo. Poi la grigia Arrebocada iscritta all'albo nel 2020 e nel 2021. E infine Remo II, come vi abbiamo detto, con Giovanni Puddu, cavallo con una tratta e due prove di addestramento mattutine al proprio attivo. Vediamo un po' di movimento nella parte centrale della mossa, fuori posizione Tacaturza con Antonio Mula, vediamo se Antonio Mula riuscirà a trovare posto,
gli altri cavalli sono abbastanza dritti, no? Si è rigirato in questo momento Symposium, un po' di movimento anche da parte di Pallerozzi. Vediamo Antonio Mula con Tacaturza che deve sempre trovare la posizione, sarebbe al quarto posto Antonio Mula. Intanto si avvicina anche la rincorsa, lo ricordiamo, Remo secondo con Giovanni Fuddu. Ancora fuori posizione il numero 4 Tacaturza che si inserisce tra Tubò e Arrebocada. Abbiamo due grigi in questa corsa, Arrebocada e Pallerozzi. Si avvicina Remo secondo, vediamo se si riuscirà a partire. Cioè, vediamo, i cavalli si riposizionano. Adesso vediamo Massimo Colombo con Symposium, poi Pallerozzi con Federico Fabbri uscito dall'allineamento. Vediamo, si avvicina la rincorsa, i cavalli adesso sono abbastanza dritti, ancora un leggero movimento a parte di Symposium e di Pallerozzi. Pallerozzi uscito dall'allineamento, si avvicina Remo secondo, attenzione, la mossa è valida, va in testa Tacaturza, seguita da Symposium e Arrebocada. Vediamo Tacaturza, la curva di San Martino, seguita da Arrebocada, da Symposium e poi da Tubò. Ancora Antonio Mula con Tacaturza che allunga nei confronti degli immediati inseguitori che sono la grigia Arrebocada, Symposium e Tubò. Ancora Antonio Mula a condurre con Tacaturza, seguito da Gabriele Lai con Arrebocada, poi abbiamo Symposium con Massimo Colombo. Ancora in testa Antonio Mula con Tacaturza, cavalla con all'attivo una tratta e 4 per addestramento al suo attivo, prova ancora ad allungare ma si avvicina a Arrebocada, viene forte anche Tubò dalle retrovie. Ancora Tacaturza, ultimo giro per Antonio Mula con Tacaturza che si avvia alla terza curva di San Martino, seguito da Arrebocada, poi Tubò e Pallerozzi. Sembra non avere problemi a mantenere la testa Antonio Mula con Tacaturza che prova ad allungare e si avvia a vincere questa terza corsa. Vince dunque Antonio Mula con Tacaturza che manda un saluto al cielo al suo maestro Andrea Mari. La seconda posizione per Tubò con Mattia Chiavassa, terza posizione per Arrebocada con Gabriele Lai. Antonio Mula ha dedicato ancora una volta al suo vecchio maestro Andrea Mari la vittoria di questa corsa ad un anno esatto dalla scomparsa di Brio. Rispetto alle altre due corse abbiamo visto una corsa di testa da parte di Tacaturza che ha mantenuto la prima posizione fin dall'inizio, nessuno degli inseguitori ha dato problemi, diciamo. C'è stato comunque un buono spunto a partenza di Arrebocada, bene anche Tubò che è arrivato in seconda posizione, quindi diciamo che Tacaturza non ha dato modo agli inseguitori di poter insidiare la sua prima posizione. Dunque si conclude questa terza corsa, vittoria di Antonio Mula con Tacaturza, i cavalli vengono riportati verso l'uscita della corsa, sta arrivando proprio in questo momento il vincitore Antonio Mula con Tacaturza. Col giovane Fantino Sardo che sta sicuramente facendo un'ottima stagione di corse in provincia
E si conclude dunque questa terza corsa, ci risentiamo per la quarta. Quarta corsa qua alla pista del Tamburo di Montisciano, sono 6 cavalli impegnati, è entrato il numero 1 Teseo da Clodia con Niccolò Francesconi, cavallo nuovo, arrivato quest'anno a scuderia di Scompiglio, è entrato anche Anide Marchesana con il numero 2 con Andrea Sanna, scritto all'Albo nel 2021, entra Unidos con Gianluca Di Leo. È l'unico cavallo con all'attivo un palio corso in questo gruppo, un palio di agosto del 2019 nell'Oca con Antonio Siri, entrato anche Bombolina con Massimo Colombo, scritto all'Albo nel 2021, entrato anche Aurus, soggetto della scuderia di Giovanni Azzeni con Michel Puzzu, iscritto all'Albo nel 2020 e nel 2021, di rincorsa abbiamo Lauretta Mia, cavalla esperta, 5 tratte e 8 prove di addestramento mattutine all'attivo di questa cavalla. Vediamo il leggero movimento da parte di Unidos che si rimette a posto, si muove anche Anide Marchesana, il resto dei cavalli sono abbastanza tranquilli. Si avvicina in corsa, attenzione, un tentativo di forzatura a parte di Aurus, tutto rientrato, vediamo il movimento ancora di Anide Marchesana, è girato anche Unidos con Gianluca Di Leo, a posto invece Teseo da Clodia. Vediamo un po' il movimento nella parte bassa con Anide Marchesana e Unidos. Poi posiziona anche con il numero 4 Bombolina con Massimo Colombo. Attenzione, entra Lauretta Mia, va in testa Teseo da Clodia, ma è Lauretta Mia che arriva molto forte dalla rincorsa in seconda posizione, conduce Teseo da Clodia con Niccolò Francesconi, ma allarga Niccolò Francesconi e prende la prima posizione Andrea Coghe con Lauretta Mia, segue appunto Niccolò Francesconi con Teseo da Clodia, prende la seconda posizione Aurus con Michel Puzzu, vediamo Lauretta Mia con Andrea Coghe che conduce, seguito da Aurus con Michel Puzzu, segue Anide Marchesana con Andrea Sanna, ancora Lauretta Mia molto bene da rincorsa, Andrea Coghe che ha preso la prima posizione, ma arriva molto forte Aurus che prova ad insidiare la prima posizione di Lauretta Mia e passa in testa Aurus con Michel Puzzu che seguito da Lauretta Mia sempre con Andrea Coghe, terza posizione si mantiene Anide Marchesana con Aurus, ancora Aurus che conduce in prima posizione con Michel Puzzu, sembra non avere problemi, si avvia alla conclusione di questa corsa Michel Puzzu, vediamo Michel Puzzu che arriva praticamente in mano, vince questa quarta corsa con Aurus, secondo posto per Lauretta Mia con Andrea Coghe, terzo posto per Anide Marchesana con Michel Puzzu, scusate, con Andrea Sanna. Dunque bella vittoria per Aurus che dopo la bella partenza prima di Teseo da Clodia con Niccolò Francesconi, poi di Lauretta Mia che ha preso poi la testa dopo la prima curva di San Martino, Lauretta Mia ha mantenuto la testa per un tratto della corsa e poi però è stato molto bravo Michel Puzzu dall'esterno a prendere la prima posizione e a vincere questa corsa con Aurus, soggetto della scuderia di Giovanni Azzeni e Totti, è scritto all'Albo nel 2020 e nel 2021. Quindi va in archivio anche questa quarta corsa, i cavalli stanno rientrando, ben 3 cavalli che si sono alternati in testa.
Vediamo i cavalli se sono tutti rientrati all'uscita della pista. E dunque si conclude questa quarta corsa e ci risentiamo per la quinta ed ultima. Quinta ed ultima corsa qua alla pista del Tamburo di Montisciano, 6 cavalli impegnati, entrato Unico Zerese con Elias Mannucci, 2 prove di addestramento mattutine per questo soggetto, è entrato in questo momento Abracadabra con Andrea Chessa, cavallo nuovo iscritto all'albo quest'anno, deve entrare Baby Doll con Massimo Columbu, cavallo iscritto all'albo nel 2021, è entrato anche Tarocco, cavallo iscritto all'albo nel 2017, nel 2019, nel 2021, falso ingresso anche Circe da Clodia con Jonathan Bartoletti, cavallo iscritto all'albo nel 2020 e nel 2021, di rincorsa c'è Roseddu con Stefano Piras, 4 prove di addestramento mattutine per questo cavallo. Vediamo soggetti abbastanza tranquilli, si avvicina Stefano Piras che rientra, rivediamo a cavallo dopo la caduta a Monteroni d'Arbia. Vediamo leggero movimento, no? E la mossa viene invalidata visto la buona partenza a parte Abracadabra, tutto da rifare dunque. Mossere, ricordiamo, Renato Bircolotti ha invalidato la partenza. Vediamo, c'è una prova di partenza a parte Mattia Chiavassa con Tarocco. Secondo tentativo di allineamento per questa quinta ed ultima corsa alla pista del Tamburo Montisciano, già entrato Unico Zerese con Elias Mannucci, entra Abracadabra con Andrea Chessa, ora è il turno di Baby Doll con Massimo Columbu, entra anche Tarocco con Mattia Chiavassa. Entra anche Circe da Clodia con Jonathan Bartoletti, infine abbiamo di rincorsa Roseddu con il numero 6 con Stefano Piras. Cavalli abbastanza tranquilli, vediamo, sono tutti abbastanza dritti, si riposizionano. Si inserisce anche Jonathan Bartoletti con Circe da Clodia, cavallo che abbiamo già visto a Mociano, l'ultimo appuntamento, così come Abracadabra anche. Vediamo un po' di movimento a parte di Tarocco, anche lui presente all'ultimo appuntamento alla pista di Mociano. Vediamo Stefano Piras con Roseddu si avvicina, ma c'è la forzatura da parte di Tarocco, dunque tutto da rifare, la rincorsa non era entrata, nulla di fatto. Terzo tentativo di allineamento per questa quinta corsa a Montisciano, entrato Unico Zerese con Elias Mannucci, segue Andrea Chessa con Abracadabra, dovrebbe entrare Massimo Columbu con Baby Doll, segue Tarocco con Mattia Chiavassa, dovrebbe entrare in questo istante Circe da Clodia con Jonathan Bartoletti e di rincorsa con il numero 6 Roseddu con Stefano Piras, uscito dall'allineamento Baby Doll, gira un po' su se stesso Tarocco numero 4, si mette a posto. Si avvicina Stefano Piras, fuori posizione Baby Doll con Massimo Columbu. Fermi Unico Zerese, Abracadabra, Circe da Clodia. In questo momento ci sono fuori posizione Tarocco e Baby Doll.
vediamo se si riuscirà a partire, vediamo Mattia Chiavassa che cerca di rimettere a posto il suo tarocco, cavallo di 10 anni. Vediamo se invita Jonathan Bartoletti a andare sotto al canape. Si avvicina a Stefano Piras, ma ancora no, no. Ma nulla di fatto. Terza partenza falsa, tutto da rifare, c'è stata un'altra forzatura, la rincorsa non era entrata. Nulla di fatto. Quarto tentativo di allineamento per questa quinta corsa alla pista di Montisciano, entrato Unico Zierese con Elias Mannucci, segue Abracadabra con Andrea Chessa, entra anche Baby Doll con Massimo Colombo, segue Tarocco con Mattia Chiavassa. Poi Circe da Clodia con Jonathan Bartoletti. E infine in corsa con il numero 6 Roseddu con Stefano Piras. Ecco, Roseddu si avvicina. Vediamo, in precedenza i Fantini hanno sempre tentato di anticipare, ma la rincorsa di fatto non era entrata. Vediamo un po' di movimento da parte di Roseddu. Cavalli all'interno dei canapi sono abbastanza fermi, un po' di movimento da parte di Baby Doll, si gira anche Abracadabra in questo momento, si mette a posto, girato in questo momento Tarocco. Vediamo, la rincorsa si è allontanata molto, vediamo se ritorna. Si avvicina a Stefano Piras con Roseddu. Andiamo, si avvicina a Roseddu, ma sono alcuni cavalli fuori posizione. Cerca di mettersi dritto Jonathan Bartoletti con Circe da Clodia. Poi vediamo anche girati Tarocco e Baby Doll. Stefano Piras cerca di riportare sotto il suo Roseddu. Vediamo, è sceso in questo momento Stefano Piras, non sappiamo cosa sia accaduto, probabilmente deve risistemare qualcosa nell'imboccatura. Vediamo Scangeo, tolto il paraombre, probabilmente rifiutava che potesse infastidire in qualche modo il suo cavallo, Stefano Piras. Vediamo se adesso si riuscirà a partire. Si avvicina Scangeo. Ancora un po' di movimento a parte di Roseddu, mentre adesso è girata Circe da Clodia, si mette a posto, girato anche Baby Doll con Massimo Colombo. Vediamo ancora Roseddu che sta dando un po' di problemi al suo fantino Stefano Piras. Vediamo adesso se tranquillizza Roseddu, si avvicina. Vediamo adesso, la mossa è valida, va in testa Abracadabra con Andrea Chessa, seguito da Circe da Clodia con Jonathan Bartoletti, da Unico Zierese con Elias Mannucci. Ancora Abracadabra a condurre, seguito da Circe da Clodia e da Unico Zierese. Arriva forte anche Tarocco che supera Unico Zierese e prende la terza posizione. Ancora Abracadabra
Cadabra a condurre, con Andrea Chessa, seguita da Jonathan Bartoletti con Ciccio da Clodia, terzo posto per Tarocco, Poni Cozzerese, Roseddu. Ancora Abracadabra che allunga sugli immediati inseguitori che sono Circe da Clodia a Tarocco, si avvicina Tarocco a Jonathan Bartoletti e prende la prima posizione nei confronti di Circe da Clodia, ma ancora Abracadabra che inizia il terzo giro seguita da Tarocco, più distanziato Unico Zierese e Roseddu, ancora Abracadabra che mantiene la testa e sembra non avere problemi. Cerca di avvicinarsi Tarocco, ma probabilmente non riuscirà in quanto la distanza è molto rilevante, e dunque Abracadabra si avvia a vincere questa quinta ed ultima corsa con Andrea Chessa davanti a Tarocco con Mattia Chiavassa, terzo posto per Unico Zierese con Elias Mannucci. E dunque abbiamo visto anche qua una bella corsa di testa da parte di Abracadabra, questa cavalla che avevamo già visto a pista in Montisciano, ha messo mostra ottime doti, bene anche Circe da Clodia che è stata poi ripresa da Scompiglio, e abbiamo visto anche un buono spunto da parte di Tarocco e che è arrivato in seconda posizione, bene anche Unico Zierese con Elias Mannucci arrivato in terza posizione. Dunque siamo giunti alla fine di questo pomeriggio di corse alla pista del Tamburo, i cavalli stanno per essere riportati verso l'uscita della pista, vi ricordiamo che il prossimo appuntamento con l'addestramento dei cavalli da palio sarà martedì 31 maggio sempre qua alla pista del Tamburo di Montisciano. Ecco arrivare sotto di noi Tarocco con Mattia Chiavassa, Cicci da Clodia, Jonathan Bartoletti, dietro vediamo anche Roseddu con Stefano Piras. Ripetiamo dunque il risultato di questa corsa, vince Abracadabra con Andrea Chessa. E si conclude dunque questa giornata di corse a Montisciano. Un saluto e un ringraziamento da Francesco Zanibelli.